va? Il mio nome è Sara Carloni e oggi voglio parlarti della Befana. Cosa voglio dirti? Beh, resta fino alla fine del video e lo scoprirai. A dopo! La Befana, ven di notte con le scarpe tutte rotte. Beh, la Befana, oggi, nel giorno della Befana, non posso altro che parlarti della Befana. Questa Befana, questa vecchia signora un po' brutta, un po' malconcia, che nella notte tra il 5 e il 6 di gennaio fa il giro delle case a portare le grandi calze piene di cioccolatini, dolciumi e carbone, se sei stato un po' cattivello. Beh, questa Befana risale a una storia molto molto antica, una storia che dice che nei momenti del solstizio d'inverno e precisamente 12 giorni dopo Natale succedeva che le donne a capo di una scopa volante andavano sopra i campi per avere una buona abbondanza nei raccolti. E questa storia è stata ripresa per poter fare appunto questa abbondanza di dolciumi ai bambini. Quindi, cosa voglio esortarti a fare con questa storia della Befana? Beh, una cosa molto importante, la cosa di non fermarti alle apparenze, perché la Befana, per come viene vista, per come viene raffigurata, non è una persona che è molto bella, non è una persona giovane, non è una persona ricca, perché addirittura ha le scarpe rotte. Però porta abbondanza, porta tanto di tutto e è proprio il simbolo dell'abbondanza dalla sua storia, da dove risale. Viene utilizzata in varie culture, non solo in quella italiana. Però ha sempre questa connotazione, sempre la connotazione di buon auspicio, di abbondanza futura. Quindi, quando vedi una Befana, non fermarti all'apparenza, perché dietro c'è molto di più. E questo succede per ognuno di noi, per ogni persona che ti trovi di fronte. Non fermarti all'apparenza, vai a vedere oltre, perché potrebbe essere quella persona che fa arrivare l'abbondanza nella tua vita. Beh, come sempre spero che questo video ti sia utile e che ti piaccia. Ti faccio tanti auguri di buona Befana e agisci e ci vediamo domani. Ciao!